Ma parlando di come è nato Beniamino, da come sei arrivato a una passione e a un trasformato in un lavoro a tutto tondo per la cucina? Ah, oh, beh, Dio, fin da quando ero cinno, perché ragazzino mi piaceva stare dietro la sottana di mamma e nonna, e quindi sai, da lì si imparano un po' i trucchi, i segreti di casa, perché la mia cucina non è una cucina da 5 stelle, sì, è una cucina raffinata, ma comunque di casa, quindi quei sapori che ormai non si sentono più, che sono spariti. E appunto, vedendo la nonna fare la pasta, fare la sfoglia al mattarello, le tradizione un po' della nonna da parte di mamma con la cucina tirolese, mia mamma che ovviamente ci faceva sempre un pochino stare in cucina con lei, anche perché noi facciamo una famiglia numerosa, siamo in 7 fratelli, per cui insomma, era una bella banda abbastanza, quindi mia mamma sempre in cucina insieme alle nonne, e quindi questo ci consentiva, cioè mi ha consentito di avvicinarmi sempre di più a questa cultura. Io fin da 5 anni volevo stare in cucina, fin da quando ero piccolino mi piaceva cucinare, infatti anche all'elementare quando dicevano tu cosa vuoi fare da grande, molti dicevano sai il pompiere, il calciatore, così, io me invece no, me vuoi fare da maniera me la fa al culo. Un mattarello compagno sì, tutta la vita. Esatto. Mattarello compagno tutta la vita, fra l'altro Mattarello ti ha portato a essere insignito di premi importanti come Sfoglino d'Oro, sì. Mattarello d'Oro, Tagliatella d'Oro. Ah sì? Cioè, qui parliamo di uno che la sfoglia gli dà del tu. Allora parliamo anche un po' di sfoglia. Sì. C'è questa disquisizione, che non è una disquisizione, come dire, ognuno ha un po' la sua visione della tagliatella, però le uova, la quantità di uova per chilo di farina è uno di quegli aspetti che sono fra gli sfoglini, come dire, campo di disquisizione, e io credo che dipenda molto anche da che cosa si deve abbinare alla sfoglia che si va a fare. Cosa ne pensi? Beh, sicuramente gli ingredienti principi che sono farina e uova devono essere innanzitutto di qualità e buoni. Senza quello è rovinato praticamente l'impasto. E il quantitativo di uova che deve essere usato per la farina è sempre quello, un uovo per 100 grammi di farina. Che poi un uovo deve essere grande, io dico sempre XL, sono quelli che almeno pesano 60-70 grammi, perché adesso in commercio ci sono delle uovine che poverette quando le vedi ti pianti, ti fai indagare. Pensi alla gallina, ti fa tristezza. Sì, esatto. E invece ci sono ancora dei produttori, soprattutto delle aziende agricole, che allevano le galline che fanno delle uova belle cicciotte, quindi da 60-70 grammi. Quindi un uovo di 60-70 grammi con 100 grammi di farina ti fa un impasto che può essere usato per fare la sfoglia, per tirarla bene al mattarello. Poi ovvio, se l'uovo deve essere piccolino, cosa fai? Apri un altro uovo, ne sbatti metà e metà lo aggiungi all'impasto, se vedi che fosse un po'. Non è una regola, certo, l'uovo è uovo, quindi anche perché la farina, le farine sono tantissime, usare sempre quella per sfoglia, quindi fatta con un tipo di grano adatto, una miscela di grani che viene usata per la pasta, che quando la usi non scuoce, che tira bene, che ha un quantitativo maggiore di glutine perché ci serve questa elasticità da poter tirare al mattarello. E ovviamente anche la farina non ha le stesse proprietà, magari una volta un pochino più umida, un'estate un pochino più secca, per cui ovviamente la dose è 1 su 100, un uovo su 100 grammi, però dobbiamo anche un pochino vedere quando si lavora, perché ovviamente la gallina non è che si mette lì tutte le mattine e fa oh, oggi li faccio tutte da 80 le uova, hai capito? Ogni tanto tira fuori anche qualcuno da 50, poveretta anche lei. C'ha ragione anche la gallina. Parlando di materia prima, te sei, fra le varie cose di cui parleremo questa sera, anche chef nel ristorante Le Ginestre di Pianoro, nell'agriturismo Le Ginestre di Pianoro. E quindi hai la possibilità di pescare in produttori locali che fanno magari cose di qualità di un certo tipo. Riesci a appoggiarti per queste cose per la tua cucina? Assolutamente, anche perché io cerco prodotti di qualità, quindi come dicevo le uova appunto me faccio portare da un contadino, una società agricola, che loro allevano appunto le galline che le nutrono per avere questo tuorlo d'oro con prodotti comunque sia naturali e che mi consentono di avere una sfoglia bella gialla e fatta bene. Anche un pochino la ciccia, la carne di maiale, anche lì non avendo appunto l'allevamento in loco mi avvalgo di contadini vicini e di aziende agricole vicine che hanno questi tipi di allevamenti, e quindi mi consente di poter utilizzare dei prodotti che sono buoni di partenza, perché l'animale è trattato bene, mangia bene e ovviamente la filiera produttiva è di qualità.